buongiorno a tutti voi fratelli e sorelle, un buongiorno speciale da me, qui in studio, per augurare a tutti una buona e santa giornata. Pace e bene a tutti fratelli e sorelle, Ave Maria, ancora buongiorno a tutti voi. Oggi è 19 marzo 2021, la Chiesa celebra la memoria del Papa San Leone IX, è lunedì della terza settimana di Pasqua. Questa trasmissione di oggi la offriamo per i vostri cari defunti, per le anime del Purgatorio e per i defunti della famiglia Marasco. Saluto tutti voi che siete collegati in diretta tramite YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e tramite le frequenze di Radio Immacolata e Radio 1 e saluto anche i fratelli e sorelle che ci ascoltano dal sito della radio radioimmacolata.it. Saluto con affetto fraterno tutti i fratelli e sorelle che ci seguono dal canale Medjugorje Italia TV. Saluto anche i fratelli e sorelle che ci seguono dagli ospedali, dalle case di riposo, dalle case di cura, dai reparti ospedalieri e saluto anche i fratelli e sorelle dei gruppi di preghiera. A voi tutti il mio abbraccio fraterno e un pensiero nella preghiera. Carissimi fratelli e sorelle, iniziamo subito questo nostro incontro mattutino di riflessione e preghiera con il Santo del Giorno. Mille e due, 1054. Cugino dell'imperatore Corrado il Salico, nacque in Alsazia e fu battezzato Bruno. Nel 1026 fu fatto vescovo di Toul e nel 1048 fu costretto ad accettare la carica di papa. Portò con sé a Roma come consigliere spirituale Ildebrando, il futuro Gregorio VII, ed iniziò una seria riforma della curia romana. Combatté la simonia, condannò Berengario e la sua dottrina eucaristica, lottò per impedire lo scisma fra le chiese d'Oriente ed Occidente e fu in corrispondenza con il patriarca Michele Cerulario. Mentre combatteva di persona in Normannia Benevento, una città appartenente alla Santa Sede, fu fatto prigioniero. In seguito fu rilasciato, ma poco dopo morì davanti all'altare maggiore di San Pietro. Carissimi fratelli e sorelle, continuiamo questo nostro incontro mattutino, come sempre, con il Vangelo e il commento al Vangelo di Papa Francesco. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Queste parole sono rivolte oggi anche a noi. L'opera di Dio non consiste tanto nel fare delle cose, ma nel credere in colui che Egli ha mandato. Ciò significa che la fede in Gesù ci permette di compiere le opere di Dio. Se ci lasceremo coinvolgere in questo rapporto d'amore e di fiducia con Gesù, saremo capaci di compiere opere buone che profumano di Vangelo
per il bene e le necessità dei fratelli. Siamo di nuovo in studio, fratelli e sorelle. Oggi in questa trasmissione riflettiamo con Don Antonio Grappone di un argomento che riguarda un po' tutti noi, la preghiera del Santo Rosario. Molte volte dicono che il Santo Rosario è una preghiera per vecchi, e in questa trasmissione Don Antonio dimostrerà il contrario di questa convinzione popolare. Ma prima della meditazione odierna ascoltiamo insieme un canto, poi ritorniamo in studio. Preghiera da vecchi, sì, questo viene in mente perché tutti siamo entrati in qualche chiesa, prima della messa c'è un gruppettino
di persone anziane, di solito sono donne, di vecchiette, qualche uomo persino qualche volta, che prega il rosario per fortuna. Allora, quindi è una preghiera da vecchi, una ripetizione di formule tutte uguali, una cosa noiosa, una cosa inutile. Dice, attenzione con questi giudizi superficiali, perché questo è un dono plurisecolare, come tante cose nella Chiesa che sembrano banali, hanno radici profonde. E quindi prima di esprimere giudizi sciocchi bisogna informarsi. Allora, cos'è il rosario? È una preghiera semplicissima che i monaci insegnavano a quei loro confratelli che non sapevano il latino. I salmi sono 150, sapete, i monaci in una settimana pregano tutti i salmi e anche tutti i giorni tutti i salmi, dipende dagli ordini di questi monaci, e allora sostituivano i monaci più semplici le Ave Maria ai salmi, 150 Ave Maria. Nasce con i benedettini, poi viene sviluppato dai certosini che sono monaci contemplativi, loro lo sapevano il latino e hanno trovato preziosa questa forma di preghiera, e infine strutturata dai domenicani, definitivamente portata a tutto il popolo. I domenicani erano predicatori di strada, allora insegnavano alla gente la fede, gli insegnavano il rosario. Bellissima preghiera. Allora, in che consiste? Allora, nel rosario ci sono tutte e tre le caratteristiche fondamentali della preghiera: preghiera vocale, preghiera di meditazione e preghiera di contemplazione. La preghiera cristiana completa. Allora, preghiera vocale, non bisogna disprezzare le formule. Vi dicevo, i monaci pregano coi salmi, imparano a pregare. I discepoli chiedono a Cristo, insegnaci a pregare. Gesù, pregate così, Padre nostro. E ci insegna una cosa che mai avremmo osato dire, chiamare Dio Padre e dargli degli ordini. Padre nostro, venga il tuo re, sia fatto, gli diamo degli ordini. Ce l'ha insegnato Cristo, lo possiamo fare. Bisogna imparare a pregare. Allora, la preghiera vocale è molto importante, ci dà le parole e la struttura mentale. L'Ave Maria del Rosario ci insegna le parole dell'angelo a Maria, che sono sempre anche un po' per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. E poi Elisabetta che l'accoglie. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Impariamo il Vangelo e piano piano lo facciamo scendere nel cuore. Allora, la preghiera vocale è accompagnata a preghiera col corpo, no? Con la lingua o con la mente. È accompagnata nel rosario dalla meditazione, i misteri della vita di Gesù. Non è che pensiamo a Maria. L'angelo porta l'annunzio a Maria. Gesù muore in croce, Gesù risorge. Meditare la parola di Dio significa farla propria. Il terzo aspetto è la contemplazione. Dice, questo è difficile. Non è difficile col rosario, è semplicissimo. Tu prega un rosario con la disposizione giusta e vedrai che alla fine sei pacificato. Questo è il segno che, magari non con la mente, ma hai contemplato, che Dio ti ha fatto visita. Questa è la contemplazione. Che riconosci Dio nella tua vita, vedi il suo amore. Hai contemplato. Allora le tensioni si placano, gli odi spariscono. È molto importante. Allora, qual è la disposizione per pregare? Molto semplice. Alcuni santi, per esempio il Montfort, che ama molto il rosario, lo spiegano. Per pregare il rosario ci vuole l'intenzione, se sei nel peccato, di convertirti, di uscire dal peccato, o se sei in grazia di Dio, che il Signore ti aiuti a combattere le tentazioni e a difendere la pace o a chiederla se non ce l'hai. Queste sono, cioè ci vuole un'intenzione retta, non è una formula da ripetere. Però poi la partecipazione della mente nel rosario non è così essenziale. Vedete, come si prega il rosario? Pensate al rosario in famiglia, una bomba, con tutte le famiglie in crisi di adesso. Bisogna andare un po' controcorrente, far pregare i figli, mettere d'accordo gli sposi. Ma se pregate il rosario in famiglia, guardate, il rosario dispone al perdono, insegna a accettare l'altro così com'è, mette forza per portare i pesi gli uni degli altri, delle cose che non cambiano mai nella vita, ma che si possono portare con l'aiuto di Dio. Il rosario è una preghiera preziosa da soli, sia quando lo puoi fare con tutto te stesso, in chiesa, nella tua stanza, meditando accuratamente tutti i misteri, oppure no, quando cammini per strada, quando prendi l'autobus, prenditi una decina piccola, no? Prova a pregarlo, quando prendi la metro, quando fai un lavoro, specie i lavori fisici, che se sei contadino, se sei operaio, puoi fare il rosario. Guarda, ti sgombra la mente da tutti i cattivi pensieri, ti riconcilia con l'esistenza, ti dona la pace e dalla pace nasce la gioia, ti dà il coraggio di vivere, ti fa rinascere la speranza, altro che preghiera da vecchi. Questo perché? Perché Maria, quel nome lì, suscita in noi di nuovo il desiderio e l'incontro con quest'amore materno, quest'amore rassicurante che Dio ha pensato per noi e che ha affidato alla Vergine Maria. Ti benedica il Signore e ti protegga.
terra lontana. Lì, dove nulla accade mai. Lì, in mezzo a gente povera. Oh,
Eccoci ritornati in studio, fratelli e sorelle. Adesso preghiamo per i vostri cari defunti, per le anime del purgatorio e per i defunti della famiglia Marasco. Vi offriamo, o eterno Padre, Padre delle misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per le anime del purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dal piede sinistro di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua madre amatissima, presente al Calvario. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposate in pace. Amen. Vi offriamo, o eterno Padre, Padre delle misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per le anime del purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dal piede destro di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua madre affettuosissima, presente al Calvario. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposate in pace. Amen. Vi offriamo, eterno Padre, Padre delle misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per le anime del purgatorio. Il sangue preziosissimo uscito dalla mano sinistra di Gesù vostro Figlio e il dolore di Maria, sua madre dolcissima, spettatrice addolorata sul Calvario. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposate in pace. Amen. Vi offriamo, o eterno Padre, Padre delle misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per tutte le anime del purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dalla mano destra piagata di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua madre dilettissima, spettatrice addolorata sul Calvario. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposate in pace. Amen. Vi offriamo, eterno Padre, Padre delle misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per tutte le anime del purgatorio. Il sangue preziosissimo e l'acqua uscita dall'aperto costato di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua madre amorosissima, presente sul Calvario nel momento di questa apertura. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposate in pace. Amen. Se volete ricordare anche voi i vostri cari defunti, potete scrivere alla congregazione tramite WhatsApp al numero 02 56 56 78 24, oppure tramite email a discepolidimaria@gmail.com. Saluto con affetto tutti i fratelli e sorelle che ci hanno seguito dagli ospedali e dalle case di riposo. Saluto tutti i fratelli e sorelle che ci hanno seguito dal cenacolo della sera. Saluto tutti i fratelli che mi hanno ascoltato da Međugorje e Italia TV e tutti coloro che mi hanno ascoltato da Radio Missione Giovani. A voi tutti auguro una buona e santa giornata. Dio vi benedica tutti con ogni benedizione dal cielo per sempre. Grazie per averci seguito anche oggi. Pace e bene, Ave Maria.